lavorare su un testo come il Peer Gynt è una Questo è sfida bellissimo, che bellissima perché è un bello. testo pieno, ricco di personaggi, situazioni assurde. È molto stimolante come tema. Tra l'altro i pantaloni andrebbero Infatti, c'è. perfettissimo. Anche aperto, guarda, bellissimo. Sì? È la storia della sua vita, però lui non cambia mai, o meglio, cambia in continuazione le circostanze in cui vive, le cose che fa, ma caratterialmente lui non invecchia, è un eterno Peter Pan, è un eterno ragazzo e da Sì, questo siamo l'immagine di partiti. vita lo regoliamo in fondo. Andrà tutto un po' invecchiato e rovinato, no? Perché parli di questo passato fastoso che hai vissuto e che purtroppo è finito. Poi Daniele ha deciso di eliminare dal testo ogni riferimento folcloristico, ogni elemento appunto alla tradizione norvegese e di attualizzare lo spettacolo. I costumi sono un contemporaneo, però invece di esserci l'aspetto favolistico, c'è un aspetto grottesco. Tutti sono come visti attraverso una lente di ingrandimento deformante. Il mondo è una grande ispirazione, proprio veramente, le persone che si possono vedere in giro, atteggiamenti, tic, stili particolari. E i costumi li stiamo in parte realizzando, in parte recuperando dal repertorio e trasformando, in parte comprando a mercatini, vintage. Ecco, adoro cercare costumi tra le bancherelle, scavare nei cumuli di vestiti. Preferisco sempre quando devo comprare cose all'usato, che hanno una loro storia, che hanno già un loro sapore. No, questo ci sta, è Dai, bellissimo. senti.